gioia Emilia-Romagna, per prima cosa mai vergognarsi del proprio corpo. Ma cosa possiamo fare di bello in questi giorni? La spulesse dell'armadio. E certo, allora chi ha un figlio maschio può iniziare a togliergli dall'armadio tutti quei pantaloni dell'anno scorso che siccome come quest'anno è cresciuto non gli andranno più. E così rimediate qualcosa di buono che a lui non serve più ma che a voi può servire tanto. Oppure chi non ha un figlio maschio, il marito che magari un paio di jeans non ne vuole più portare, benissimo, e vai, lo sfrutteremo noi. Ma io oggi ho questo paio di jeans di mio figlio che non gli vanno più, ma a me fortunatamente mi vanno, perché dovete valutare che comunque a voi vi vadano. E così io oggi con questo paio di jeans che a mio figlio non gli vanno più, vedremo di trasformarlo in una bellissima gonna. E ho scelto questa stoffa e questa stoffa. Poi non lo so, mi piace anche questa e questa, ma adesso intanto l'importante è iniziare. E così trasformeremo in qualcosa che non va più, in qualcosa che sarà assolutamente spettacolare, perché l'avete fatto voi. Per prima cosa bisogna cambiare l'ago nella macchina e mettere l'ago per cucitura dei jeans, che non è lo stesso ago che si cuce la stoffa, perché è un pochettino più grosso, perché il jeans è un tessuto un pochettino più consistente e quindi si rischia di rompere l'ago. Comunque bisogna sempre stare attenti nel cucire le congiunzioni un po' più grosse, perché comunque si rischia di rompere l'ago lo stesso. Quindi chi ha la macchina come la mia, che ha il punto elastico, sa che ci sono gli aghi apposta per il punto elastico. Quindi, allora, abbiamo cambiato l'ago e adesso procediamo. Allora, iniziamo a tagliare. Allora, per prima cosa tagliamo i bordini. Adesso andiamo a scucire tutta la parte del jeans. Vediamo dall'altra parte che ci va meglio. Ecco qua, adesso puliamo bene. Questo è un lavoro che ci vuole il suo tempo, infatti cosa ci ho messo? Ci ho messo 15 minuti a fare tutta questa lavorazione, però il bello di creare qualcosa da solo è anche avere la pazienza di fare dei lavori un po' scomodi come questo. Adesso prima di andare a mettere il pizzo dobbiamo fare in modo di coprire un po', perché se noi ci mettiamo la gonna e facciamo partire il pizzo da qui, vedete anche voi che il pizzo è un po' trasparente e quindi faremo vedere ciò che magari non vogliamo fare vedere. E quindi adesso andiamo un attimino a tagliare un pezzo così, che praticamente si accorcia la gamba, ma questo pezzo ci serve per andare a chiudere appunto il punto un po' osé, diciamo, che sennò non possiamo partire a mettere il pisto lì, perché sennò si vedrebbe tutto. Sarebbe una gonna un po' troppo giropassera e noi troppo giropassera non la vogliamo, perché comunque certe parti nostre le vogliamo tenere nascoste. Ok? Sì, sì, 10-12 centimetri. Qui. Del nostro jeans.
Allora, congiungere la cucitura. Vedete? Cercherò di far congiungere la cucitura, che è questa, ok, al centro esatto qui. Questo l'abbiamo spillato, adesso facciamo la stessa cosa sul dietro. Posizionato la pezza davanti, puntata con gli spilli. E dietro ci abbiamo messo un pochettino più di tempo perché c'è un pochettino più di loffia, perché c'è il culo, quindi abbiamo dovuto ribattere, vedete, di più. Adesso andiamo a cucire, ok? Allora, man mano che cucite andrete poi a togliere gli spilli. Praticamente abbiamo dato la forma ad una gonna un po' più lunghina, diciamo così, decente da poterci attaccare il nostro pizzo, perché sennò veramente era proprio un giro passera, ma molto passera, ragazze. Adesso andiamo a togliere quelle parti della stoffa che non ci servono. Guarda, attenti a non cambiare la gonna. Rimane dentro e non si vede. Ecco, vedete, già qui l'abbiamo allungata e adesso andiamo a tagliare. Adesso c'è da fare tutta la parte e è comunque abbastanza corta, ma vabbè, noi tanto quest'estate prenderemo il sole, oppure sotto ci mettiamo un paio di pantaloncini. Adesso andiamo a tagliare la stoffa che dovremmo andare a attaccare sia davanti che dietro. Ecco, abbiamo posizionato la stoffa prendendo, vedete, la misura qui, e adesso andiamo a tagliare, mettiamola bene, a tagliare, è una stoffa elastica, è la mia, allora qui, vedete, ecco, prendiamo la misura e adesso andiamo a tagliare più o meno qui, ok? L'ho fatto un po' più larga qua in fondo, quindi non vi sbagliate dopo andarla a cucire.
sulla prima di jeans. Che la parte più larga deve andare sotto, eh? Adesso dobbiamo andare a cucire la nostra gonna. Cuciamo la rovescio, mettiamo congiunzione con congiunzione, congiunzione con congiunzione, così, e adesso andiamo a cucire tutta la nostra gonna. Il rovescio con il rovescio, eh? Mi raccomando, non cucite sul bordino, eh? Lasciate sempre un centimetro, eh? Il bello della stoffa elastica è che la riesci sempre un po' a lavorare, perché io adesso la stoffa di pisto forse l'ho tagliata un pochettino più larga della gonna di jeans, però il jeans, essendo un po' elastico, vado a cucire tirando un attimino e quindi praticamente si riesce a cucire paro paro, come dico io. Lavorazione, la nostra gonna, è bello studiarsela anche da sola, eh? Poi se uno vuole può fare anche delle lavorazioni nelle tasche, magari possiamo fare, ecco, una tasca con il pisto uguale al fondo della gonna. Gonna fatta da voi, anche un po' particolare, anche un po' lavorata. Oh ragazzi, qua i complimenti a gogo, ricevere il complimento di una cosa che avete fatto voi, credo che sia veramente una bella soddisfazione. E adesso andiamo a cucire. Quando dico ampio spazio alla fantasia, intendo ampio spazio alla fantasia, Adesso consiglio sempre il pezzo di stoffa almeno di cucire la parte sotto, perché per sbaglio, se andate a infilare la tasca, perché a questo punto è anche un'ulteriore tasca, vedete, una tasca a vista e una tasca dentro, che la lascio aperta perché magari dentro ci puoi mettere anche qualcosa, non lo so, è un'ulteriore tasca, però io la parte sotto la vado a cucire, perché se no rischiamo che se per sbaglio ci andiamo a mettere qualcosa casca per terra, Quindi la parte sotto andatela sempre a cucire, perché vedete, magari può essere sempre da metterci qualcosa, un po' sempre servire magari, però sotto la devo cucire, perché sennò ragazzi casca per terra. Quindi abbiamo fatto una tasca,
Frufru, io attaccherei lì, io la taglio da qui. Andiamo a riposizionare la nostra stoffa, vedete, perché noi adesso dobbiamo andare a tagliare, quindi taglio qui perché dopo quando la cucirò almeno si vede bene questo bordino, ok? E siccome a noi questa parte non ci interessa, taglierò qui perché questo è brutto da far vedere. Ve lo voglio appoggiare sopra così, ok? Diciamo che chi mi sta guardando mi faccio anche un po' la pubblicità, eh? I cartelli che ho fatto nuovi, le domeniche a Cesena, 2 aprile, 16 aprile e 7 maggio. Faccio anche un po' di pubblicità al mercato, evviva! Abbiamo messo il bianco lì, praticamente facciamo un richiamo bianco nell'altra tasca. Così abbiamo un richiamo anche qua. Benissimo. Allora, eccoci qua! E la gonna è pronta! La gonna che hai fatto te su misura per te e ci hai messo anche tanta fantasia che hai trovato dentro di te. E da un paio di pantaloni del mio figlio che non andavano più, si è riusciti a tirar fuori questo capolavoro. Voilà! Voilà! Io ho abbinato un paio di stivali perché così sono sportivi e giusti per una gonna un po' frufru come questa. Naturalmente un po' di rossetto, un bel paio di orecchini di strass luminosissimi che fanno contrasto allo sportivo della gonna di jeans, una cintura che richiama gli orecchini e siamo pronti per sfoggiare la nostra nuova gonna. Ciao a tutti da Gioia Emilia Romagna!